Credo che siamo in diretta. No? Siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora vediamo, aspettiamo un attimo se c'è qualche collegamento. Adesso tra un po' appariranno i nostri ospiti di stasera, questo appuntamento al quale io tengo particolarmente, in questo salotto di Tra le Righe, ormai è diventato un piccolo salotto. Sono molto felice di ospitare un'autrice, Simona Busto, che ha pubblicato all'inizio di questa avventura di Reading with Love, quando ancora non si chiamava così, quando ancora era un po' diversa la storia, un bellissimo libro, un romance che è Voglio amarti, forse, che ha avuto un grandissimo successo. Ma perché l'ho voluta qui stasera? Perché Simona è stata una delle persone che nella vita mi hanno insegnato moltissime cose. E io credo che quando si impara, si continua a imparare nella vita, sia una cosa importantissima. Simona cosa mi ha insegnato? Siccome lei è una persona appassionata di scrittura, che come scrive lei stessa nella sua bio, scrivere per lei è un'esigenza dell'anima, ha sempre lavorato per cercare una sua strada di autrice e ha iniziato nel mondo del web quando l'editoria via web era qualcosa di nascente ancora, per cui lei è riuscita a farsi un nome prima con dei romanzi fantasy e poi con altri romanzi di cui ci parlerà lei. Ma soprattutto ha esplorato, indagato, studiato il mondo del web passandomi, senza forse lei non lo sa bene quanto, la curiosità di questo mondo che cambiava, che stava cambiando. Lei ha iniziato infatti già nel 2014 a pubblicare. Adesso comunque ci racconterà lei la sua storia. Perché appunto è interessante per tutte le persone che amano pubblicare, amano scrivere e vorrebbero pubblicare, sapendo quante sono le difficoltà di questo mondo, ci racconterà la sua storia, che penso sarà molto utile per tante persone. Simona, vuoi parlare un po' di te, del tuo inizio, di come ti sei, come hai cominciato? Allora, io ho iniziato sì nel 2014, il primo romanzo è stato un fantasy, per la precisione un urban fantasy, quindi un fantasy non con le ambientazioni classiche, non con il mondo epico, ma ambientato ai giorni nostri, ed è un romanzo che parla di angeli e demoni. Ho esordito con quello nel 2014, è stato perché in quel periodo avevo avuto da poco il mio primo bambino e io scrivevo già prima, però più che altro racconti. Questo è stato il primo vero romanzo che io abbia realizzato. E poi ho deciso di provare a lanciarmi in questo mondo che allora non era così diffuso, così neanche così conosciuto quanto oggi, e ho visto che il romanzo andava bene, che aveva un buon seguito, aveva parecchie letture, e così ho deciso di continuare con questa avventura. Sono andata avanti con i romanzi fantasy all'inizio e successivamente sono passata al romance perché per un'esigenza mia, sostanzialmente. Io scrivo quello che sento in quel momento. Ci sono periodi in cui ho bisogno di mettere su carta dei romanzi fantasy, quindi d'avventura in un certo senso, e poi ci sono dei periodi in cui invece esce la mia vena romantica e sento la necessità di scrivere storie diverse. Io ho moltissime trame, ho una cartella piena di trame
e mi riprometto prima o poi di scriverle tutte nella vita. Il problema è che poi ne arrivano sempre di nuove e quindi si ricomincia da capo. Quindi tu hai scoperto questo mondo, no? Sei entrata in questo mondo web scoprendo tutta una serie di... un mondo proprio, no? Che in quel momento stava nascendo. A parte che i tuoi tre romanzi fantasy hanno avuto un grandissimo successo da subito, ma come ci si districa poi attraverso i canali, del web? Allora, bisogna innanzitutto partire con un prodotto che possa incontrare il gusto dei lettori sotto tanti aspetti, non c'è nulla da trascurare, perché a partire dalla cover, per poi arrivare alla sinossi, i primi capitoli, tutto deve essere molto curato e molto in dettaglio. Molte persone pensano che all'autore self si perdonino refusi, imprecisioni, errori di trama. In realtà non è così, perché il lettore diventa, no, al giorno d'oggi è sempre più consapevole, per cui bisogna dare un prodotto che sia equivalente a quello dei grandi editori classici. E Non questo puoi, non si. è importantissimo secondo me questo che stai dicendo. Scusa se ti ho interrotto, ma un Figurati. testo deve avere una qualità e deve essere molto curato, altrimenti fai subito un tonfo, credo, no? È una delle prime cose. Tu scrivi molto bene, sei partita con una bella scrittura, però anche con una cura del testo, perché se no passi subito anche... diventa un qualcosa di sciatto che viene subito accantonato. Scusa se ti ho interrotto, ma era un punto Figurati. importante. Certo, anzi, comunque ci tengo a sottolineare che per quanto tu possa essere un autore self, il lettore non ti fa sconti e spesso se il primo può magari perdonarti il fatto che quella specifica storia non sia piaciuta, può riprovare se non gli piace la storia, perché può succedere, poi subentra sempre il gusto personale, può riprovare in quel caso lì, ma difficilmente ti perdonerà se trova un testo pieno di refusi, imprecisioni, tempi verbali sbagliati, cose di questo genere. Di solito non ti dà poi una seconda occasione, difficilmente leggerà ancora qualcosa di tuo. Per cui il primo impatto è davvero molto molto importante. E comunque per come la vivo io, l'esperienza del self non è un'esperienza da fare da soli, è un'esperienza per cui ti devi appoggiare a delle persone, ad altri professionisti, sia per la creazione della cover che deve essere curata, dettagliata, non deve essere improvvisata, e anche per quello che riguarda il contenuto. Io mi rivolgo a delle altre autrici che conosco, di cui ho stima, che mi guardano tutto quanto, la trama, i contenuti, gli errori di battitura, i refusi, qualsiasi cosa viene prima di uscire, prima di dare alla stampa il romanzo. Cioè, insomma, diciamo che quando si è messo la parola fine, inizia tutto un lavoro molto importante successivo, anche lo stesso. La forma del contenuto, parlo sia del cartaceo sia dell'ebook. L'impaginazione deve essere curata e dettagliata. Forse con l'ebook è un po' più semplice, ma il cartaceo ha veramente tantissimi aspetti dal punto di vista dell'impaginazione, della cura, del prodotto libro, che forse non tutti prendono in considerazione, invece dovrebbero. Questo per dire che il self può in alcuni casi essere un'alternativa all'editoria classica, ma solo se hai un team di persone che è in grado di supportarti, di aiutarti in questo, perché altrimenti bisogna necessariamente rivolgersi a un editore che ti dia questo servizio. Perché l'editing, la correzione delle bozze, l'impaginazione, la cura dei dettagli nella cover sono veramente fondamentali. Il lettore diventa sempre più consapevole, queste cose le nota e non ti fa sconti perché sei self, no, Secondo nell'assoluto. te,
C'è una differenza tra i lettori, cioè, del cartaceo, sempre via web, e dell'ebook, oppure no? Ma generalmente il lettore dell'ebook, la differenza fondamentale che mi viene in mente è che il lettore dell'ebook è qualcuno che legge veramente tanto, perché di solito si sceglie di leggere principalmente ebook quando arrivi fondamentalmente al punto che non sai neanche più dove metterli, i libri che hai la casa invasa, e scegli forse il lettore elettronico per una questione di comodità, per una questione anche economica, volendo, perché generalmente l'ebook ha un costo più contenuto rispetto al cartaceo. E la differenza principale che mi viene in mente è questa, cioè di solito chi sceglie l'ebook perché legge molto di più. E quindi fondamentalmente quello mi viene in mente, però dal punto di vista della cura del libro, di quello che il lettore si aspetta, non c'è differenza. Comunque vuole un bel libro, vuole una bella storia, vuole una storia che sia comunque anche dal punto di vista propriamente materiale fatta bene, cioè infatti anche l'impaginazione del formato elettronico deve avere tutta una cura, un dettaglio che nel caso che è pari a quello del cartaceo. Ci sono comunque delle regole anche per chi pubblica anche solo ebook, perché c'è anche chi sceglie di pubblicare solo nel formato elettronico. Chi non è interessata a fare anche una versione cartacea, perché comunque magari ha un pubblico maggiore dal punto di vista per quello che riguarda gli ebook, per cui decide di non farlo proprio il cartaceo. Comunque sia, resta il fatto che c'è un lavoro dietro anche per quello che Certo. riguarda gli ebook. Dalla tua esperienza, scusa, dalla tua esperienza ormai di anni di self-publishing, consiglia a un scrittore esordiente di provare con i parametri che tu hai detto adesso a pubblicare sulle piattaforme editoriali tipo Reading with Love piuttosto che altre? Ma assolutamente sì, io mi sono trovata anche molto bene con Reading with Love, perché comunque ti dà il supporto di cui hai necessità per quello che riguarda cioè, se hai un team, magari puoi lanciarti direttamente nell'autopubblicazione. Non hai nessuno che ti possa supportare, io sconsiglio di lanciarsi senza rete nell'autopubblicazione. Meglio rivolgersi a dei professionisti che ti possono dare un aiuto valido da questo punto di vista. Quello senz'altro. Diciamo che tu adesso sei un autore che può decidere di autopubblicarsi oppure di accettare l'invito di un editore, di una piattaforma editoriale come può essere la mia o come altre con le quali tu hai pubblicato. E quindi sei la persona giusta per dirci queste cose che stai dicendo, ma siccome ci deve essere anche diciamo, l'opportunità dell'autopubblicazione, secondo te, come partenza per qualcuno che vuole poi scrivere, vale la pena? Sì, se tu hai la garanzia di avere una storia che regge sotto tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista della trama, dal punto di vista della forma, dal punto di vista della cover e dei dettagli all'interno, assolutamente sì. Però c'è da tenere presente che in self-publishing poi il lavoro dopo la pubblicazione resta comunque piuttosto importante. Uno deve arrivare a farsi conoscere. Deve essere pronto magari anche a investire nella pubblicità sui social,
penso a Facebook, Instagram, che in questo periodo sta prendendo molto piede, soprattutto tra i più giovani, ma anche sullo stesso Amazon, ora che c'è la possibilità di pubblicizzarsi su Esatto, Amazon sì, qui certo, quello che in Italia. facciamo poi noi con i nostri libri. Esatto. E poi tu hai un bellissimo scambio sia con i lettori che con le blogger specializzate, no? Sì, senz'altro le blogger sono un elemento importante di questo mondo. Possono essere un grosso aiuto, possono aiutarti a farti conoscere, possono, ti puoi chiedere tutta una serie di cose, dal cover reveal alla segnalazione, la recensione e quant'altro. C'è sempre da tenere presente comunque sia che tu puoi aver scritto anche il libro più bello del mondo, però devi avere l'umiltà di accettare il fatto che nel momento in cui chiedi una recensione può anche non essere positiva, perché la lettura è soggettiva, di conseguenza cioè, è giusto, corretto e direi un dovere Ah, sono morale d'accordo. accettare anche la critica, senza Certo. dubbio. Anzi, può essere utile a crescere, a costruire qualcosa di migliore sotto tutti gli aspetti. Queste bloggers sono tutte appassionate di scrittura o anche autrici? Alcune sono autrici, ce n'è una parte che sono autrici, altre sono invece semplici appassionate di lettura che al di là delle recensioni, delle segnalazioni, degli articoli sul blog, non hanno mai scritto nulla. Poi ci sono anche quelle che scrivono, ma solo a livello amatoriale, non pubblicano sulle piattaforme, ma solo magari dei racconti solo sui loro blog. È un mondo che, cioè, comunque ci sta che ci sia un'interrelazione. Si comincia con il leggere le storie degli altri e poi può scattare la voglia di scrivere, di mettere giù qualcosa di proprio, è abbastanza automatico. Anch'io ho iniziato così, ho iniziato a E leggere. con i lettori come ti interagisci con i tuoi lettori, i lettori che ti scrivono, ti contattano, perché tu nella Io tua bio dici ho un bel come? rapporto. Molti lettori, cioè ormai sono diventati molte lettrici più, soprattutto, ma anche lettori, anche qualche uomo, sono diventati amici. Siamo in contatto da anni, soprattutto su Facebook, perché io essendo un po' attempata, Instagram ho iniziato a usarlo ma da poco, quindi devo ancora imparare un sacco di cose, però sì, io ho dei contatti, tengo i contatti, ci sentiamo, ci scambiamo, poi magari mi chiedono ma il prossimo fantasy o il prossimo horror, basta romance adesso, cose di questo genere. Ho un buon rapporto, sono riuscita con alcuni a stabilire veramente un rapporto di amicizia. Mi seguono, ho attivato una newsletter, ci sentiamo, commentano, mettono i like, è bello avere un buon rapporto con i lettori. E questo te lo dà proprio, te lo danno i social, questa cosa, rispetto a una volta c'era meno, secondo me, possibilità di scambio, no? Con chi ti legge o cioè tutto questo mondo, questa comunicazione così diversa che ti accoglie bene o male, è un altro lavoro anche questo, no? Rispetto, non esistono più gli uffici stampa. Non esistono più solo gli uffici stampa dei grandi editori, perché adesso questo mondo ti fa mettere in condizione di essere manager di te stesso, cioè di comunicare tu da solo quello che vuoi dire, che vuoi lanciare, così. Sì, assolutamente. I social da questo punto di vista sono assolutamente fondamentali. E non sarebbe così semplice. Una volta c'erano le email, però non è così rapido e immediato come un messaggio su Facebook o su Instagram. È molto cambiato rispetto a prima. Il rapporto è molto più personale, molto più diretto, se vogliamo anche molto anche più naturale, c'è cioè meno distacco. Se ti devono dire qualcosa, se ti vogliono chiedere qualcosa su quel personaggio, lo fanno. E tu Un tempo fa. dall'inizio della tua storia come scrittrice,
Hai notato cambiamenti in questo mondo editoriale, un'espansione? Quanto e quanto? Cioè, la senti anche tu come la sto sentendo io, come una grossa macchina che si è messa in moto in maniera potente? Assolutamente sì, decisamente. È proprio così. Negli anni il numero di copie vendute, penso agli ebook, ma penso soprattutto anche ai cartacei. Io ho notato proprio, soprattutto negli ultimi 2 anni, un grandissimo aumento di copie cartacee vendute rispetto a prima. Gli ultimi libri che ho pubblicato hanno avuto veramente un decollo sotto questo punto di vista e sono aumentate tantissimo, forse anche complice anche un pochino il lockdown di febbraio, sono aumentate tantissimo le persone che prendono i libri su Unlimited o su Prime Reading. Quello Sì. c'è stato veramente un boom di persone che hanno iniziato a leggere in quella maniera lì e che quindi in un certo senso li prendono in prestito, poi magari li comprano, alcuni li comprano anche dopo averli letti e se il libro piace viene successivamente acquistato, però l'aumento è stato veramente negli ultimi anni molto molto notevole, davvero importante. Scusate, cosa è? Ecco, ma perché è vero che c'è stato il lockdown e quindi la gente si è più riferita, però io devo dire che lavorando con Amazon vedo che ti mettono a disposizione degli strumenti incredibili poi alla fine, appunto di rebound, è veramente qualcosa di straordinariamente in evoluzione e mi domando spesso. L'editoria classica, quello che forse che manca sono le librerie. Ti chiedono mai i tuoi libri, i lettori, non si lamentano mai del fatto che magari i tuoi libri in libreria non ci sono? Sì, è capitato, è capitato. Si chiedono come mai non li trovano, forse perché diciamo che ecco, quello forse è capitato più in passato. Perché adesso ci sono delle librerie, adesso non so se è Giunti, mi sembra la catena di Giunti che permette di fare l'ordine direttamente in libreria e la libreria poi lo fa arrivare, ovvio che non è immediatamente disponibile. E poi noto un aumento delle persone che mi chiedono invece le copie cartacee perché le vogliono comprare direttamente da me autografate. Anche quello è un buon segnale, significa che il lettore ci tiene e vuole Adesso poi ricevere non c'è più in questo momento non c'è la possibilità delle presentazioni visive vis-à-vis, e quindi in quel caso, come abbiamo fatto in passato, si possono fare vendendo i libri durante la presentazione a chi li vuole autografati, però effettivamente la firma dell'autore è un qualcosa in più. Comunque adesso ci devi raccontare un po' che cosa stai scrivendo. Allora, dunque, dopo il termine, l'ultimo romanzo che ho pubblicato, che era già agosto dello scorso anno, sono andata avanti su quel filone lì, nel senso che resto sullo Young Adult e resto sul Music Romance. Allora, prova a spiegare Come Young Adult cosa vuol dire e non lo Comunque è so. fondamentalmente una cosa simile a quella che era Blaze, che è il mio romanzo dello scorso anno. In realtà poi c'è stata anche la storia per bambini, però parlando di romanzi mi sono ricollegata a quello. Young Adult significa, Young Adult è fondamentalmente un libro che parla di teenagers, cioè di adolescenti. Sono storie tra adolescenti che parlano di ragazzi di quell'età, diciamo, i miei personaggi sono intorno ai 18-19 anni, più o meno l'età è quella. Music Romance significa un romance, quindi un romanzo rosa, che ha a che fare con il mondo della musica, che è una delle mie grandi passioni. Purtroppo non so suonare nulla, a cantare sono suonata come una campana, almeno posso scriverne.
facevo questa piccola soddisfazione di scrivere, perché a me piace veramente tanto, soprattutto la musica rock. Ma quindi tu i giovani li conosci bene, gli adolescenti? Sì, io sono anche insegnante, quindi sì, diciamo che, beh, al di là dell'insegnante, che è una cosa recente, però diciamo che io ho, a differenza forse di tante altre persone, ormai cresciutelle, io mi ricordo bene com'era quel periodo. A me piace scrivere di ragazzi. Perché io me le ricordo le emozioni, mi ricordo in maniera veramente molto vivida come erano le emozioni, com'era la vita all'epoca delle mie scuole superiori, per intenderci. E mi ricordo che era bello perché si viveva tutto con una grandissima intensità, era tutto portato al massimo, la gioia e anche le tragedie. Sì, è vero. Anche le tragedie era tutto portato all'eccesso, era veramente tutto molto intenso, per cui mi piace veramente tanto. Anche per confidenze tra amiche ho scritto parecchie storie di Adolescenza. ragazzi, di adolescenti di quel periodo, perché proprio a me piace parlarne, mi piace vedere le cose con i loro occhi, che secondo me Adesso le ecco, quella è una cosa storie, importante. cioè, sono diversi quelli, i giovani di adesso rispetto alla tua giovinezza? O Sì, hanno i sentimenti, no, o ancora. quello sicuramente, però il modo di vivere le emozioni secondo me è rimasto abbastanza simile. Sono diversi, ma sono anche sempre uguali. Comunque sono ragazzi, è vero che hanno la possibilità di apprendere molte più cose molto prima, con tempi brevissimi. Però fondamentalmente quello che hanno dentro è più o meno quello che era allora. Non, cioè, dal punto di vista emozionale io non credo che ci sia un'enorme differenza. Quello che conta nel momento in cui scrivi di ragazzi è tenere presente che sono ragazzi, per cui non può essere la me stessa ormai ultra quarantenne e che va verso i 50 quasi, parlare per loro, cioè io devo proprio vedere ogni emozione, ogni cosa con il filtro dei loro occhi. Quello penso che sia una cosa da non Secondo trascurare, per me è veramente molto importante. Quindi tu lavori su vari target, diciamo, di lettori, di età. Piace cambiare. Qual è, per esempio, per i tuoi romance, l'età media quale può essere? Ma l'età media, non c'è un'età media in realtà, perché li leggono ragazzi molto giovani, vabbè, lettrici soprattutto, ragazze molto giovani, però non è sempre detto, perché comunque anche a persone più in là, 40, 50, 60, comunque piace leggere queste storie di ragazzi. Anche quando scrivo Young Adult, noto che comunque il pubblico è sempre. Cioè, resta comunque fedele, è indipendente dal genere che scrivo. Magari un certo tipo di storia può interessare più ad alcune persone che ad altre, per cui c'è un minimo di variazione, ovviamente c'è sempre a seconda del target. Però io vedo che in alcuni casi ho ricevuto messaggi da ragazze molto giovani, però anche ieri mi è stato chiesto qualcosa sul mio bisogno di te. Un libro del 2019 ed era una persona di sesso maschile e che avrà avuto all'incirca una quarantina d'anni, per cui Sì, è non strano. sì, è strano, però comunque cioè, era un'informazione che voleva avere sul libro e me l'ha chiesta. Forse beh, il mio bisogno di te forse è quello tra i romance che ha un pochino anche un contenuto che in effetti, parlando di poliziotti, parlando di droga e cose di questo genere, forse è quello un po' più adulto da questo punto di vista, e anche forse quello meno classicamente romance. Però, ecco, Che apprezzo dei tuoi libri è che, come questo che hai scritto per me,
tu tratti dei problemi molto anche quotidiani, chiamiamoli così. In questo libro tu parli di una donna che si innamora di un uomo molto più giovane, non molto più giovane, e si fa tutta una serie di pippe perché c'è questo scoglio, forse retorico, del fatto, ecco, è quello che io apprezzo, è che tu è come se cogliessi nell'aria degli spunti specchio per chi ti legge. È così? Sì, io guardo, parto molto dall'osservazione della realtà. Non sono mai autobiografici i miei romanzi, proprio mai. Cioè, c'è molto di me, ma sotto altri aspetti, nel senso che non sono io, non sono nessuna delle donne che parla in quei libri, che parlano in quei libri. Però mi piace, lo spunto può nascere veramente da qualsiasi cosa. Io sono una persona che si guarda molto intorno, non scrivo mai personaggi reali, o praticamente quasi mai, a parte quando scrivo delle storie vere, per confidenze tra amiche, per esempio, però generalmente non scrivo mai la storia di una persona reale. È tutto frutto della mia immaginazione, però c'è sempre comunque un aggancio con la realtà, cerco sempre di rimanere molto ancorata. A parte la fiaba per bambini e i fantasy, tutto quello che è il romanzo rosa è veramente ancorato, cerca di essere fedele alla realtà. Forse quello che lo è un po' meno è una maschera sul cuore, che è un po' più fiabesco, però ha comunque anche quello degli spunti. Molto. Realistici e reali. Senti, la fiaba per bambini, com'è nata dentro di te questa esigenza? Sono nel libro per bambini che è Anita e Orsananna. Ci sono due storie, quella appunto di Anita. Il titolo del libro è Tesori di Anita, però ci sono due storie, una è Anita e l'altra riguarda Orsananna. Le ho scritte per mio figlio, è nata lì. Le ho scritte per mio figlio, gliele ho anche illustrate, tanto comunque era per uso personale, per cui ho preso delle immagini dal web e gli ho fatto. Erano per lui, sono nate proprio perché volevo raccontargli qualcosa io, qualcosa che venisse da me. Lui stava iniziando ad appassionarsi alla lettura, gli piace sempre di più che gliele legga io piuttosto che leggersele da solo, ma quello è pigrizia perché sarà così penso per tutta la vita, perché lui è pigro di suo, però gli piace sentire queste storie e gliele ho scritte e gliele ho lette. Prima Orsananna, che infatti è per un target di bambini un po' più piccini. Perché è una piccola filastrocca, una filastrocca lunga, e poi Anita. Anita, anche quello, però ha comunque una valenza, un aggancio sul sociale. Io, a quanto pare, non riesco a distaccarmi da questo genere di cose. Anita, che parla di emarginazione, che poi si risolve con un'integrazione, perché è importante dare un messaggio positivo, soprattutto Adesso ti quando si ci si sente un po' rivolge male, a. come mai? Sì, va e viene, come sentite? Come ci sentite? Chi ci sta seguendo? Come ci sentite voi? Perché abbiamo dei problemi di connessione, tutti, probabilmente per l'aumento di smart working, le linee sono sovraccariche. No, non c'è nessuno che risponde. Tu Bene, dicono bene. adesso bene, bene, ok, allora procediamo. Allora, niente, tornando alla fiaba, questa fiaba però è stata pubblicata da un editore, no? Sì, io avevo letto, è un editore che già conoscevo, che in quel periodo aveva aperto la divisione Kids e ho letto che cercavano manoscritti. Io non, in realtà.
Non sapevo come fossero le mie fiabe, perché non avendole mai scritte prima, non avevo idea di che cosa ne fosse uscito. Sapevo che a mio figlio erano piaciute, però non sapevo come sarebbero state recepite dall'esterno, da un editore. Però ho voluto comunque provare a mandarle, perché è bello averlo in mano, soprattutto un libro illustrato per bambini con dei disegni così carini, così realizzato così bene, molto curato nei dettagli. E sono stata molto molto felice, è stata una grande emozione per me tenerlo in mano ed è stata un'emozione ancora più grande vedere mio figlio che lo leggeva. Quindi quel libro Quello va in libreria? Va in libreria il libro? Questo è un no, libro... No? penso che la distribuzione sia soprattutto via web, non credo esclusivamente di Amazon, ma penso che no, sono sicura che anche su altre piattaforme. Però non penso che, cioè, presumo che sia ordinabile dalle librerie, ma non credo che sia stato distribuito come viene fatto in genere un tot di copie alle Certo. librerie associate. No, quello penso di no. Penso che sia soprattutto basato sul web. Io l'ho comprato su Amazon la mia copia e niente, C'è l'ho una domanda mandato lì. per te di Rosa Russo. Scrivere è una dote o si può imparare? Bella domanda, bella domanda Rosa, grazie. Mi metti in difficoltà, grazie. Un po' devi avercelo. Puoi imparare, puoi sempre imparare, puoi migliorare in continuazione. Io non smetto mai di imparare. Si impara sempre molto, però poi ci sono corsi sulla scrittura creativa che sono senz'altro utili sotto questo punto di vista, però un pochino ce la devi avere dentro, il modo in cui si può raccontare qualcosa, cioè la devi proprio vedere, ti deve venire dal cuore, ma devi anche vedere le parole che prendono forma nella tua testa. È difficile descrivere come si fa a scrivere, non è così semplice. Per me è un'immagine, è una questione molto, molto visiva. Io le vedo proprio davanti le scene e le parole vengono un po' dopo. È come se avessi i personaggi e lo scenario davanti agli occhi, come una sorta di film, che è ovviamente tutto nella mia testa, e le parole prendono forma. Seguendo queste immagini che sono dentro di me. E secondo me queste immagini, poi magari un'altra persona ha un rapporto, un'esperienza diversi rispetto alla mia. Per me è proprio così. Queste cose o ce le hai o non ce le hai, altrimenti rischia di diventare una sorta di riassuntone se non si ha dentro quel qualcosa che ti permette di trasformare quella che è la tua trama in un romanzo vero o in un racconto vero, perché va bene anche il racconto, non è che deve essere per forza un romanzo, però anche il racconto deve avere la capacità di descrivere bene le situazioni, descrivere bene le emozioni e soprattutto c'è la famosa, adesso non mi viene in inglese, ma non è il caso. Il lettore deve credere in quello che sta leggendo, cioè gli deve sembrare qualcosa di vero, anche se la trama più irreale, tipo i fantasy o l'orsetta che parla, però ci deve credere, per lui in quel momento deve essere vero. È questo che bisogna, è questo il lato difficile. C'è un'altra domanda. Da dove attingi l'ispirazione e la creatività per spaziare in generi differenti? È di Sara. Sì, grazie Sara. Non, cioè, può nascere da qualsiasi cosa. Può essere un commento casuale fatto da mio marito. È successo anche quello. Alcune delle mie storie sono nate per un commento casuale fatto da mio marito, che non c'entrava nulla, però in quel momento mi ha fatto venire in mente che poteva esserci una storia che nasceva così, si sviluppava così.
e finiva così. Il fatto di cambiare genere è proprio una questione. Io, il mio primo amore resta il fantasy, nel senso che io ne ho letti, quando ero una ragazzina, ne ho letti veramente tantissimi. Sono sempre stata appassionata, li leggo ancora, però prima avevo più tempo, per cui leggevo di più, come tutti, credo. E i fantasy sono, per me è un grande amore, mi piace inventare, ricreare i personaggi, creare degli esseri che non esistono, lì posso proprio dare sfogo alla mia immaginazione a 360 gradi, cioè non c'è nulla che mi fermi, tranne ovviamente il fatto di mantenere una trama coerente e credibile, cioè non, e soprattutto anche la caratterizzazione, per quanto sia un fantasy devono essere credibili e individualizzati i personaggi, quello è fondamentale. E non, cioè, è diverso, proprio a volte sento che devo scrivere un fantasy, a volte sento, come è capitato di recente per un blog, di dover scrivere una storia di pirati, ho fatto anche quello, non è ancora, cioè è a puntate, prima o poi finirà, penso. E, mi viene da dentro, mi viene da qualsiasi cosa, da un'osservazione, da una persona che vedo per strada, tantissime cose sono nate così per caso, e forse c'è anche un pizzico di follia in questo, perché vedo qualcosa e mi si apre un mondo e vedo già subito la trama che devo correre ad appuntare, perché altrimenti non... Forse anche uno sfogo di creatività che deve trovare un canale. Tu devi scrivere, insomma, costantemente, no? Non è così? Sì, costantemente, magari non proprio tutti i giorni, soprattutto in questo periodo che sono un po' presa, però sì, fondamentalmente io devo, anche se non scrivo, cioè io però mi vedo davanti i personaggi, la storia, non mi abbandonano mai. Neanche a volte quando il libro è finito, cioè sono comunque sempre con me e li sento molto reali, anche questa potrebbe essere un po' un indice di un pizzico di follia, cioè, per me sono persone vere. Dovrebbe essere così, francamente, no? Ti attacchi a un personaggio. Quanto ci metti allora a scrivere? Perché hai scritto tanti libri. Quando parti sulla scrittura di un libro, quanto ci metti poi a farlo, a scriverlo? Allora, non sono particolarmente prolifica, nel senso che, e poi soprattutto purtroppo anche per motivi esterni, non ho modo di essere sempre costante. Generalmente quando riesco a partire bene, quando ho quelle tot ore a disposizione al giorno da dedicare a quello in santa pace, magari senza la bambina attaccata che mi tira per la giacchetta, che non aiuta tanto la concentrazione e l'afflato creativo, mettiamola così, generalmente ci metto anche abbastanza, cioè i tempi sono anche abbastanza brevi, un romanzo di 200 pagine Blaze, io penso di averlo scritto tutto in un paio di mesi, e poi da lì si parte con tutto il resto, nel senso che ok, 2 mesi l'ho buttato giù e poi iniziamo a sistemare, modificare, cambiare, lo do da leggere, prima revisione, poi me lo rileggo io, questo suggerimento lo accetto, su questo ci penso, c'è tutto poi un lavoro che mi porta comunque a metterci ben più tempo a pubblicare. Qual è il romanzo al quale sei più legata o che ha avuto più successo dei tuoi? Uno a cui sono più legata, cioè sono tutti così, cioè sono comunque tutti parte di me, è difficile sceglierne uno in particolare. Forse Una maschera sul cuore, perché è stato il primo romance, perché... Ha avuto molto successo quello. Sì, è andato bene, è andato bene. Guarda, ti dirò la verità, all'inizio ero un po' preoccupata perché lo volevo pubblicare, perché ormai era finito, c'era stata la revisione, ci avevano lavorato, parlo al plurale perché non faccio, come dicevo, non faccio tutto da sola, per cui c'era stato tutto un lavoro dietro. E lo volevo pubblicare, però era pronto nel periodo a dicembre, quindi sotto Natale. Ho detto adesso a dicembre mi escono tutti i romanzi di Natale, romanzi, racconti di Natale, Amazon è intasato da quelli e il mio libro finirà che non se lo fila nessuno.
Quello era il mio timore, cioè di uscire con questo libro e vederlo finire sommerso, soprattutto perché oltretutto cambiavo genere, cioè era il primo di un genere che in precedenza non avevo mai trattato. E quindi è stato un po', ero un po' preoccupata da questa pubblicazione, forse più che non dalla pubblicazione dei fantasy. Quello ho detto, boh, cioè proviamo a vedere se comunque anche cambiando genere, cambiando... E pur non scegliendo proprio il periodo ideale, va lo stesso. Sì, è andato, è stato in top 100, ha retto per un bel po', è stato accolto abbastanza bene, cioè con anche critiche, per carità, non, cioè, anche quelle, ripeto, non, io non sono assolutamente il tipo che se la prende per una critica o che No. si rimugina, o, cioè, le accetto, ci sta, è tutto più che normale. Fa parte del gioco e non sono il tipo che si lamenta o che si piange Sì. addosso per una recensione, per quanto possa, alcune sono veramente cattive, cioè, diciamocelo, però Sì, alcune va sì. bene, non è, non importa, si va oltre, il libro è comunque andato bene, è andato bene anche di recente perché Amazon l'aveva scelto per essere incluso fino all'inizio dicembre. Per essere incluso in Prime Reading e ha avuto un bel ritorno, è stato ancora per qualche mese in top 100. Anche Voglio Amarte è stato incluso in Prime Reading, è stato Sì, scelto di per essere incluso. recente. Ho visto, è stato scelto Voglio amarti e anche Il mio bisogno di te. Sono due al momento quelli in Prime Reading adesso, in questo momento. Sì, lo so, lo Insomma, so. possiamo dire che hai raggiunto un tuo sogno, l'hai realizzato, hai realizzato il desiderio che avevi di scrivere e di pubblicare, ma sicuramente poi hai ancora tantissimo tempo per fare ancora di più. Io a questo Speriamo. punto. Sì, te lo dico io. Camilla, abbiamo altre, perché abbiamo un po' sforato con il tempo, No, ma non qui abbiamo altre domande. non ce ne sono altre. No. Io allora direi ci salutiamo. Ringrazio ancora Simona, che per me è stata, come ho già detto, un influencer. Per l'attività che sto svolgendo, oltre che una vera maestra in certe cose, il suo libro ha avuto un grandissimo successo, credo che sia forse tra i più venduti di questa piattaforma. E niente, speriamo di ritrovarci qui con un altro tuo libro, magari, Simona, quando vuoi, io ci sono. Con piacere, con piacere. Sono io che vi ringrazio, ringrazio entrambe, ringrazio in particolare te, Susanna, perché tu sei stata, cioè lo posso dire tranquillamente, una delle prime persone che ha creduto veramente in me, mi ha dato la possibilità, Ma di fare delle cose in questo mondo. sai, io ti ringrazio di questa cosa, però francamente quando vedi una dote così evidente in una persona, è stato importantissimo anche per me avere un collaboratore allora come te e poi la continuità di questa cosa, il fatto che questa piattaforma sia nata anche grazie al tuo libro, cioè è stato molto importante per me conoscerti, anche proprio ai fini, l'ho già detto, di quella sensazione che io avevo che si stavano cambiando le cose e ti sentivo così interessata, così lanciata, così appassionata di un mondo che stava nascendo, quindi sei un po' un'antesignana di questa nuova editoria. E quindi sicuramente hai avuto tanto successo e ne avrai ancora tantissimo. Ti Grazie a ringrazio tutti. Susanna, grazie di Grazie tutto e Simona, grazie a tutti quelli che grazie hanno seguito la Camilla. diretta. Grazie di cuore. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, grazie a tutti.